Devi rimanere umano, tu sei napoletano. Ecco l'altro, i veneti sono carogne, senti. Questo è quello che è successo ormai 10 giorni fa. Ma l'hai condannato anche tu, lì per lì, giustamente, cioè, con la cazzata. Sì, quindi ha detto una cazzata. Sì, ma io lo faccio così per incitarlo, cioè per incitarlo, per contrasto. Ma hai detto che era una cazzata, giustamente, lì per lì. Oddio, come sei. Ha detto una cosa positiva, però questo non è il punto. Il punto ma è quello, no, che si è scatenato dopo. Detto, ecco la cazzata, ecco la cazzata. A parte che tu hai peggiorato, c'hanno anche la pizza. Sì. Cioè, tra l'altro. No, io ridendo ho detto sì, vabbè, ma non puoi però, dire così, è uno stereotipo. Signor Gottardo è oggi è stato ospite da D'Urso. Sentiamo com'è andata, perché secondo me un po' ha abbassato le penne. Ma no, giustamente ha chiesto scusa, come normale. No, bravissimo. Se ha chiesto scusa, me lo inculo, ti giuro. Se ha chiesto scusa, no, me lo inculo. Poverino, ma ha fatto benissimo. Sono disposto a sodomizzarlo. Ti giuro, lo sodomizzo. Se ha chiesto scusa per questa roba qua, lo sodomizzo. Le persone intelligenti sono quelle che sanno chiedere scusa. Lo sodomizzo. Le persone intelligenti sono quelle che sanno dire ho sbagliato. Ma non ha sbagliato. Bravi. Ma non ha sbagliato. Bravo. Sono quei pazzi che lo hanno molestato, che lo hanno massacrato. Dopo da portare in tribunale. Quello è un altro tema. No, è l'unico tema. È l'unico, ripeto, se dici di Milano. Ma guarda che è una cosa intelligente, ragazzi, dire chiedo scusa, ho sbagliato. Ma in questo caso non c'entra niente, non hai insultato nessuno, perché quando si fanno gli insulti sono per le persone singole, fisiche. Ma no, non è che esiste la comunità. Ho fatto una generalizzazione, ho ma sbagliato, dai, ho generalizzato. Siamo alla radio, non al consesso. Vabbè, di filosofia su Napoli. Ma non è che uno alla radio deve dire per forza scoregge. Ma che c'entra, mamma mia. Comunque sentiamo, Gottardo D'Urso.